Bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura alla ricostruzione all'Università di Teramo, questa mattina c'è stata una riunione operativa, la prima dell'Ufficio regionale per la ricostruzione, con i 23 sindaci dei comuni del cratere. Presente anche il governatore D'Alfonso, che ha chiesto ai primi cittadini di privilegiare la ristrutturazione delle scuole nei centri storici e di limitare le delocalizzazioni. Il servizio di Tania Bonici Castelli. I 23 sindaci dei comuni abruzzesi del cratere sismico si sono riuniti per la prima volta all'Università di Teramo, alla presenza dei vertici dell'Ufficio regionale per la ricostruzione e del governatore D'Alfonso. L'iniziativa si pone nell'ottica di velocizzare la riparazione o la riedificazione ex novo delle scuole e delle abitazioni danneggiate dal terremoto. Per questo è stato chiesto ai sindaci di compilare e presentare all'Ufficio per la ricostruzione entro la settimana le schede riferite al proprio territorio. Ci sarebbe da dire finalmente. Il rapporto con l'Ufficio della ricostruzione è iniziato da poco, perché da poco è stato costituito. Credo che si siano create delle solide basi per una collaborazione, una proficua collaborazione. Questa mattina siamo qui riuniti per la prima volta tutti i sindaci del cratere, quindi inizierà un lungo lavoro e spero che sia, appunto, ripeto, il più proficuo possibile. Qual è il primo passo che farete? Ma questa mattina parliamo della perimetrazione delle aree dei centri urbani, di un'ordinanza che sta per uscire, quindi inizieremo a valutare questo provvedimento. Il primo approccio con l'ufficio sarà quello relativo alla riparazione delle case danneggiate, delle abitazioni danneggiate con danni lievi, quindi i famosi ECTB. Su queste c'è la volontà da parte dell'amministrazione di accelerare il lavoro di riparazione per far rientrare a casa le persone. Intanto l'Ufficio regionale per la ricostruzione, che ha sede a Teramo, resterà ubicato al Genio Civile. Non occuperà più i locali del Parco della Scienza, come era stato stabilito in un primo momento. Sono tanti i cittadini che lamentano ritardi e lungaggini nelle procedure di presentazione e lavorazione delle pratiche. Non sembra però preoccupato il direttore dell'ufficio, Marcello D'Alberto. Con i comuni, ecco qua, oggi li incontriamo per renderli dotti di due ordinanze emanate. Prima li vogliamo condividere con loro per apportare dei piccoli ritocchi o comunque delle migliorie, dopodiché renderemo operative queste due ordinanze oggetto di discussione e andiamo avanti sulla pianificazione attuativa dei singoli territori. Vi accusano di ritardo, perché questo ritardo? Ritardo non ne vedo assolutamente, poi le accuse lasciano il tempo che trovano. Noi stiamo lavorando in termini di pianificazione, operiamo a stretto contatto con l'ufficio commissariale, appunto, che ha sede a Roma, e stiamo elaborando secondo il loro programma di lavoro. In chiusura dei lavori il governatore D'Alfonso ha rivolto ai 23 sindaci del cratere una raccomandazione sulle scuole da ricostruire: privilegiare sempre la possibilità di riparare quelle che sono all'interno dei centri storici e che ne garantiscono la vitalità. Ed ora i trasporti. Si torna a parlare di trasporto su rotaia e del potenziamento della tratta Pescara-Roma. Questa mattina il Movimento Democratico e Progressista ha esposto in un documento come si può fare per ridurre i costi e il tempo di percorrenza sulla rotaia rispetto a quello del viaggio autostradale. Il servizio di Francesca Romana Testi. Secondo uno studio presentato dal Movimento Democratico Progressista, la tratta Pescara-Roma su rotaia, finita già molte volte sotto la lente per le critiche dei pendolari su tempi di percorrenza e frequenza delle partenze nell'arco della giornata, potrebbe subire una riduzione consistente nei tempi grazie a un potenziamento della linea ferroviaria del costo di 2,97 miliardi, abbassando di 60 minuti la sua attuale durata. Ma non basta. Per essere ancora più chiari, i rappresentanti del Movimento hanno comparato un altro dato. L'operazione di modifica della tratta autostradale A24 A25 della strada dei Parchi, finalizzata allo stesso scopo, costerebbe 6,70 miliardi di euro con una riduzione di percorrenza di soli 39 minuti. Non solo questa proposta è ampiamente sostenibile dal punto di vista, oltre che ovviamente ambientale, di risposta alla sismicità del territorio, anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, istituzionale e soprattutto economico-finanziaria. Questi interventi di messa in sicurezza andavano fatti e programmati ben prima,
sussiste un obbligo, oltre che di legge, anche contrattuale. Obiettivo finale dello studio è quello di eliminare, una volta per tutte, l'ipotesi di modifica del tracciato autostradale, che comporterebbe una spesa superiore due volte a quella da operare sulla linea ferroviaria, che inoltre garantirebbe un minore impatto sull'ambiente e costi minori anche per i viaggiatori. Per esempio, noi pensiamo a un collegamento con un treno veloce tra Pescara e Roma e viceversa, che parta la mattina e che non abbia fermate intermedie, che quindi abbatta i tempi di percorrenza sotto le 3 ore, e quindi la Pescara-Roma deve rinascere e può rinascere con un progetto strategico che migliori il tracciato, ma anche con proposte concrete che riavvicinino i pendolari, studenti, turisti, persone che devono andare per lavoro a Roma a prendere il treno piuttosto che prendere la macchina o l'autobus. Ed ora andiamo all'Aquila per la politica e la presentazione delle liste, che scadrà alla mezzanotte del 13 maggio, così comincerà una settimana di fuoco per il capoluogo di regione in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale per la scelta del nuovo sindaco, il servizio di Germana D'Orazio. Si apre nel capoluogo l'ultima settimana utile alla presentazione delle liste elettorali. Si conta che saranno circa 900 i candidati per i banchi di Villa Gioia, tra questi 7 aspiranti a sindaco. Americo Di Benedetto per la coalizione di centrosinistra, per Luigi Biondi per la coalizione di centrodestra, Nicola Trifoggi per la coalizione civica L'Aquila Polis, Carla Cimoroni sempre per la coalizione civica L'Aquila Chiama, Claudia Pagliariccio Casa Pound, Giancarlo Silveri per la coalizione di Riscatto Popolare e Fabrizio Righetti per il Movimento 5 Stelle. Già solo nella giornata di oggi sono state presentate 2 compagini elettorali rappresentative di quella che non sarà un'elezione del nuovo Consiglio Comunale molto scontata. L'Aquila Sicurezza e Lavoro, che correrà per Di Benedetto. Demiurgo della lista è Enrico Verini, già consigliere comunale, ma questa volta non candidato. Ha presentato poi la sua candidatura anche il Partito della Rifondazione Comunista, al quale saranno legate 3 liste. Rifondazione Comunista, uscita dalla Giunta Cialente, appoggerà il candidato sindaco Carla Cimoroni. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di bandiere blu, salgono da 6 a 8 quelle per la nostra regione, entrano a far parte del novero delle località insignite dalla FE, Roseto degli Abruzzi e Giulianova. Vediamo il servizio. L'Abruzzo avanza nella speciale classifica delle bandiere blu nazionali che certificano la qualità delle acque e dei servizi erogati ai turisti, portando a casa per l'estate 2017 2 vessilli in più rispetto allo scorso anno. Gli 8 riconoscimenti conseguiti nel 2017 però sono ben lontani dai 14 del 2013 o dai 10 del 2014. È la provincia di Teramo comunque a fare la parte del leone, con le new entry in Roseto degli Abruzzi e Giulianova. I riconoscimenti sono stati assegnati a Tortoreto Spiaggia del Sole, Giulianova Lungomare Spalato e Lungomare Zara, Roseto degli Abruzzi, Lungomare Sud, Lungomare Nord e Lungomare Centrale, Pineto, Lungomare dei Pini, Pineta Catucci, Santa Maria a Valle Nord e Santa Maria a Valle Sud, Torre del Cerrano, Corfù e Villa Fumosa e infine a Silvi nel Lungomare Centrale. In provincia di Chieti invece hanno conquistato le bandiere blu Fossa Cesia Marina, Vasto Puntapenna, Vignola e San Salvo Marina. L'incremento della qualità delle acque in Abruzzo fa il paio con il trend nazionale. Salgono infatti a 342 da 293 le spiagge sulle quali sventolerà la bandiera blu assegnata dalla FEE per questa 30ª edizione in 163 comuni e 67 approdi turistici. L'assegnazione avviene sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, dalle piste ciclabili agli spazi verdi, ai servizi degli stabilimenti balneari. La Liguria si conferma regina del mare eccellente, arrivando a 27 località con 2 nuovi ingressi. Seguono, come lo scorso anno, la Toscana con 19 località e le Marche con 17. A Francavilla verrà discussa dal TAR la vicenda delle scogliere poste dai bagnatori a protezione dei loro stabilimenti nella zona nord
a Pretaro. Il comune chiede la rimozione delle scogliere prima che cominci la stagione estiva, mentre gli operatori turistici si sono opposti. Sentiamo i dettagli nel servizio. Le mareggiate che nel corso dell'inverno si sono abbattute sul litorale di Francavilla al Mare hanno provocato danni principalmente nella zona nord, con stabilimenti lesionati e metri di spiaggia erosi dalla forza del mare. Per provare a porre rimedio, i balneatori della zona di Pretaro hanno chiesto ed ottenuto al comune la possibilità di posare delle scogliere radenti a difesa della costa, collocate in acqua a una decina di metri dalla battigia. Ma il posizionamento di queste barriere ha provocato un contenzioso tra i tecnici e i balneatori. Il nodo della questione sembra essere l'attuale posizionamento in acqua delle rocce, che ha creato una seconda linea di scogliere oltre a quella già presente. Il comune infatti può autorizzare una simile operazione in via temporanea, rimuovendo gli scogli prima della stagione estiva, facendo però posare i massi sulla sabbia e non in acqua, già che l'ente locale non ha alcuna potestà decisionale sul mare, che invece spetta la regione, che pare però non abbia autorizzato l'intervento. I balneatori invece sostengono che tutto si è svolto in piena regola, da qui la decisione di far dirimere la questione al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Nel frattempo è pronto un finanziamento della regione da 950.000 euro proprio per i problemi della costa nord di Francavilla. In seguito a un sopralluogo abbiamo constatato che in verità erano state messe un po' più in là e quindi leggermente al di dentro dell'acqua. Ovviamente gli uffici tecnici hanno rilevato questa cosa, hanno immediatamente fatto un provvedimento col quale si intima a questi balneatori di rimuovere queste scogliere, anche in virtù del fatto che sta per iniziare la stagione balneare. Questi balneatori si sono opposti e quindi ci sarà un'udienza al TAR nel quale si discuterà sulla validità o meno del nostro provvedimento di rimozione. Non mi va di dare troppo addosso a loro perché sono in difficoltà. Noi abbiamo 7 km di costa perfettamente balneabile, con delle spiagge belle ed attrezzate. Questa è una piccola zona a confine nord con Pescara che paga purtroppo l'erosione che si è sviluppata proprio grazie all'ultimo intervento delle scogliere fatto dal comune di Pescara, quindi dal pennello, diciamo, del progetto Ricama. Uno spazio autogestito dai giovani dove incontrarsi e vivere interessi e comuni. Regione Abruzzo e Comune di Pescara hanno finanziato assieme il restyling di un ex istituto scolastico per creare un centro di aggregazione giovanile. Un percorso che prende le sue mosse nel novembre 2011 con una manifestazione di varie associazioni giovanili di Pescara per la richiesta di un centro socioculturale. Nel 2015 poi la vittoria del bando regionale per l'assegnazione di fondi destinati ad uno spazio ricreativo per giovani e infine l'ufficializzazione dell'assegnazione e del luogo a loro destinato nel 2016. Un lungo cammino che oggi arriva al taglio del nastro con un fondo di 50.000 euro al quale ha partecipato anche l'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara. Nasce in via del circuito, nella sede di una ex scuola, lo SPAZ, il centro di aggregazione giovanile, gestito da 3 associazioni. Secondo me è un'iniziativa sicuramente storica per questa città. Sin da quando ero ragazzo questa città ha avuto necessità e si meritava anche di avere spazi autogestiti di ragazzi, perché il mondo giovanile a Pescara è particolarmente vivace, dinamico e portivo di attività sociali, culturali, musicali, creative. È uno spazio che loro hanno la responsabilità, il dovere ma anche il piacere di poter articolare con tutte queste iniziative che voglio mettere in campo, dalla sala studio alla sala dedicata allo sport, alla formazione, alla musica. Cioè, penso una cosa davvero storica per questa città, anche perché uno spazio così bello in una zona non centrale può diventare davvero un fuoco acceso di iniziative e partecipazioni anche in questo punto della nostra città. Chi sono i ragazzi che gestiranno questo luogo? Sono le 2 associazioni che hanno vinto il bando per le reti di aggregazione giovanile della regione, cioè la SOA e 360 gradi, ragazzi delle scuole superiori, ragazzi dell'università, tutti giovani con tantissime idee e ottimi programmi che rendono questo luogo davvero qualcosa di fantastico. Ed ora siamo allo sport, iniziamo dal calcio di Serie A con una notizia di cronaca. Un petardo di grosse dimensioni, simile ad un rudimentale ordigno, è stato lanciato nella notte intorno alle 23 di ieri sera nel recinto dell'abitazione del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Non ci sono stati fortunatamente danni, ma lo scoppio ha svegliato le persone che abitano nella palazzina. Subito sono intervenuti gli agenti della Volante e poi della Digos, che hanno avviato le
indagini. Residui del petardo sono stati sequestrati dai poliziotti che li dovranno analizzare. Nella notte fra il 6 e il 7 di febbraio vedete proprio le immagini delle persone poi risultate vicine alla tifoseria pescarese non organizzata, avevano incendiato due auto del patron sempre all'interno della villetta della Riviera Nord. Per quell'episodio sono state indagate tre persone, altre due invece sono in fase di identificazione. C'è anche il commento del presidente del Pescara Sebastiani: non mi faccio intimidire, ha detto, e vado avanti per la mia strada. Quello che è accaduto è un episodio a dir poco deprecabile, considerando quello che ho fatto per la società del Pescara e per la città negli ultimi 5 anni. Così il patron all'Ansa, che ha continuato: purtroppo gli stadi sono diventati delle zone franche dove si può insultare chiunque, come accade da tempo all'Adriatico. Sebastiani ha poi commentato ancora: questa è una società di capitali in cui io e i miei soci abbiamo il 70%, non si può andare via così dalla sera alla mattina, ci sono firme da mettere e soldi da tirare fuori. Questo, vorrei dire a chi ci insulta, è un sodalizio composto da persone serie che lavorano per il bene della società. E adesso vediamo al calcio giocato, con la partita di ieri all'Adriatico Cornacchia finita 1-0 per il Crotone. Ha deciso un Eurogol di Tonev che permette così all'11 calabrese di continuare a sperare nella salvezza diretta. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Nello stadio dove aveva disputato le prime gare di campionato per la momentanea indisponibilità dell'Ezio Scida, il Crotone trova una vittoria di speranza contro il già retrocesso Pescara per continuare ad alimentare le velleità di permanenza in Serie A. E tutto questo nonostante i successi dell'Empoli e del Genoa contro l'Inter. I calabresi, grazie ad un Eurogol di Tonev, rimangono in corsa, anche se la salvezza resta difficile per i risultati positivi proprio delle dirette concorrenti. Si comincia a ritmi blandi con il Crotone, che si vede al decimo con un tiro centrale di Trotta parato a terra da Vincenzo Fiorillo. Al 22esimo sempre ospiti pericolosi, questa volta con Nalini che al volo dall'interno dell'area di rigore trova una deviazione in calcio d'angolo. Sono gli ospiti a cercare di fare la partita con pochi rischi però per la difesa bianca-azzurra. La prima conclusione nello specchio della porta dell'esperto portiere calabrese e di Ben Ali al 32esimo, che però in area gira debolmente fra le braccia del portiere del Crotone. Al 36esimo brividi per la difesa pitagorica con Beybeck, che in area con la punta del piede contrastato da Rosi indirizza la palla però al lato della porta ospite. Al 37esimo Cordaz sbaglia poi l'uscita e Beybeck si ritrova la porta spalancata, andando però a trovare il salvataggio di Ferrari prima della linea. Al 40esimo Caprari, lanciato in aria in contropiede, termina a terra dopo un contrasto con Ceccherini e con Russo, che lascia però proseguire fra le proteste abruzzesi. Ci sarà il cartellino giallo anche per il giocatore di proprietà dell'Inter. Finale di tempo tutto locale, visto che al 45esimo Ben Ali in area trova ancora una deviazione sulla sua conclusione ravvicinata. Nella ripresa l'ottavo Crotone pericoloso con un tiro al volo di Ceccherini che non inquadra lo specchio della porta. La gara stenta a decollare. La squadra di Nicola, nonostante le notizie poco incoraggianti che arrivano da Empoli, sembra però più propositiva grazie anche all'innesto di Acosti. Le emozioni sono però merce rara con i due portieri praticamente inoperosi. Nelle Pescara entrano i giovani Koulibaly e Muric, e con l'ex Ajax che in area conclude a giro mandando il pallone di poco fuori. Non sbaglia però al 27esimo il neoentrato nel Crotone Tonev, che con un Eurogol sblocca il risultato mettendo la palla all'incrocio dove Fiorillo non può arrivare. Il Pescara cerca di reagire, ma al 31esimo Ben Ali cade in area dopo un contrasto con Ferrari. Potrebbero anche esserci gli estremi per il calcio di rigore, ma Russo lascia proseguire e va prima ad ammonire e poi ad espellere il giocatore del Pescara per reiterate proteste, con il Crotone che senza grosse difficoltà congela la gara ed il risultato nei minuti finali, in cui non accade più nulla per il Pescara. Un KO l'ennesimo di una stagione sotto tutti i punti di vista molto negativa.
Ancora Pescara, perché la concomitanza del raduno nazionale dei bersaglieri con la gara di Serie A fra Pescara e Palermo in programma il 21 maggio potrebbe portare al rinvio o al posticipo della partita per motivi di ordine pubblico. Il Comune e la Questura di Pescara nelle prossime ore inoltreranno alla Lega Calcio la richiesta di posticipo del match dalle ore 15 alle 20:45 o in caso contrario ad altra data. La 37esima e penultima giornata di campionato è programmata come da regolamento tutta alla stessa ora, ma si confida in un posticipo del match anche perché Pescara e Palermo non si giocano assolutamente nulla, essendo entrambe retrocesse nel campionato cadetto. Ed ora siamo alla Lega Pro. Il Teramo espugna il campo della Feral Pisalò grazie ad un gol nella ripresa di Baccolo, vittoria però che non è sufficiente a centrare la salvezza diretta a causa della vittoria concomitante del Mantova. Per il Teramo così si spalancano le porte del play-out, sarà il Lumezzane a contendere al diavolo la permanenza nella categoria. Intanto andiamo a vedere il servizio della partita con Andrea Costantini. Il Teramo ritrova il gol e la vittoria, ma non basta. La prevedibile vittoria del Mantova sul già salvo Sudtirol condanna il diavolo all'appendice dei play-out con il Lumezzane. Gara d'andata in trasferta il 21 maggio, ritorno al Bonolis 7 giorni dopo. Al Lino Turina di Salò il Teramo ha per la verità trovato contro un avversario con la testa già ai play-off. Il tecnico Serena preserva energie in vista degli spareggi e lascia in panchina Ferretti, Staiti, Guerra e Gambaretti, affidandosi al giovane Luque in attacco con Gerardi e Bracca. 4-3-3 per Ugolotti, che ripropone Spighi in mediana con Amadio e Ilari, Di Paolo Antonio, Frattangelo e Sansovini, tris offensivo. La gara è subito nelle mani del Teramo, che fa possesso palla ma fa fatica a creare palle gol importanti. Illude peraltro l'iniziale gol del Sudtirol in casa del Mantova. Neanche il tempo di immaginare una salvezza diretta, che i virgiliani ribaltano il risultato. Nel frattempo il Teramo ha con Sansovini la palla gol migliore del primo tempo, al 17esimo su assist di Di Paolo Antonio. La resistenza dei Leoni del Garda è flebile, Gerardi prova vanamente a farsi vedere alla mezz'ora. Nel finale di frazione il Teramo prova con un'altra accelerazione ma senza effetti. Dopo l'intervallo Ugolotti lascia negli spogliatoi il diffidato Ilari e inserisce Baccolo, che risulterà il match winner. Poco dopo dentro anche Barbuti per Frattangelo e poi Carraro per Spighi. Sansovini è in leggero ritardo sul traversone di Di Paolo Antonio. Il Mantova sigla il terzo gol e chiude la sua gara. È chiaro che il Teramo gioca per la posizione nella griglia play-out. Caglioni non è perfetto sulla rasoiata di Carraro. Le offensive teramane trovano felice epilogo al 27esimo sugli sviluppi di una punizione. Carraro apre per Speranza, che centra, irrompe Baccolo che in due tempi batte Caglioni. Primo gol biancorosso per l'ex Catanzaro e Teramo che ritrova la rete dopo 445 minuti. La giocata di Sansovini invece dopo la mezz'ora dice che per il sindaco questo non è un momento favorevole. Raddoppio sfiorato e gara che non muta più risultato. Per la Feralpi girandola di cambi, ma prestazione che resta al piccolo trotto in attesa del primo turno di playoff domenica prossima in casa della Reggiana. Per il diavolo ora 2 settimane di attesa logorante prima di giocarsi salvezza e stagione in 180 minuti. Ed ora scendiamo in Serie D. Come da copione il San Nicolò batte agevolmente la già retrocessa Civitanovese, ma non riesce ad agganciare il secondo posto. La squadra di Epifani dunque chiude in terza posizione e nella semifinale playoff ospiterà domenica prossima al Bonolis la Vis Pesaro, gara che però potrebbe slittare al lunedì per la concomitanza della Fiera dell'Agricoltura che si svolge proprio nel piazzale antistante lo stadio Bonolis di Teramo. Vediamo il servizio della partita di Ania Cantagalli. Sfuma il secondo posto per il San Nicolò, che dunque affronterà da terza in classifica la Vis Pesaro nella semifinale di girone per i play-off. La stagione regolare si chiude con il successo dei biancazzurri per 2-0 contro una Civitanovese già retrocessa. Epifani lascia a riposo la coppia centrale di difesa, Milillo e De Santis, sempre presenti in stagione, e manda in campo Zetti e Mozzoni al loro posto, con Moretti che torna subito titolare dopo le 3 giornate di squalifica. La Civitanovese, dal canto suo, è tutta attrazione giovanile. Fabri, classe 92, è il più grande degli 11 in campo. I biancazzurri partono con il piede giusto con 2 occasioni nei primi 2 minuti di gara. Bisegna vede Moretti incunearsi tra i centrali, ma l'attaccante indirizza troppo centralmente verso la porta a tu per tu con Busato.
azione quasi in fotocopia un minuto più tardi, con Di Benedetto che imita Moretti nella gentilezza con cui prova a far male all'estremo avversario. Il San Nicolò concretizza poco prima del quarto d'ora, quando Moretti trova il varco giusto per firmare il quinto gol stagionale. Biancazzurri che fanno ovviamente la gara e che passano sul doppio vantaggio al 26esimo, con Chiacchiarelli bravo a trovare i tempi giusti per entrare in area e far male di nuovo a Busato. Poco dopo la mezz'ora Moretti viene servito sulla corsa da Bisegna, ma il sinistro dell'attaccante finisce di un soffio al lato. Gli ospiti nel corso del primo tempo ci provano solo in un paio di tentativi dalla distanza. Nella ripresa il San Nicolò ci prova al 12esimo con Chiacchiarelli, che serve Bisegna dagli sviluppi di una punizione, ma il tiro del giocatore biancazzurro viene murato e sul successivo tentativo di Chiacchiarelli Busato para in due tempi. Pochi minuti dopo è ancora Moretti ad impegnare l'estremo ospite, con pallone che viene messo in angolo. Al 27esimo Bosi trova il corridoio giusto per servire Chiacchiarelli, ma Busato non abbocca il pallonetto dell'esterno di Epifani. 10 minuti più tardi ancora Bosi, servito da Fulvi, ad avere una buona occasione, ma l'estremo difensore ci mette ancora una pezza. Dagli sviluppi dell'angolo Mozzoni manda di prima intenzione alto. Bosi al 43esimo centra poi in pieno la traversa, con la gara che si chiude praticamente così. Il San Nicolò avrebbe dovuto vincere con almeno 3 gol di scarto e sperare contemporaneamente che il Pineto battesse il Matelica per prendersi il secondo posto, miglior piazzamento in ottica playoff. Condizioni che non si verificano, con il San Nicolò che dunque affronterà la semifinale di girone contro la Vispesaro già domenica prossima. Teoricamente in casa, ma vista la fiera dell'agricoltura in programma nel weekend proprio allo stadio di Piano Daccio, il campo di gioco è ancora da stabilire con certezza. Per blindare il secondo posto nel girone F, il Matelica aveva bisogno di un risultato positivo a Pineto, risultato che è arrivato con la vittoria per 1-0, ma per i marchigiani è arrivata la vittoria firmata da Perfetti con una grande conclusione dalla distanza. Il servizio della partita è di Roberta Di Sante. Ultimi 90 minuti prima dei titoli di coda di questo campionato, il Pineto ormai salvo, ospita il Mariani Pavone, un Matelica in lotta per difendere la migliore posizione nella griglia playoff dagli attacchi del San Nicolò. Cambio tattico per Amaulo che schiera in un inedito 3-4-3 con gli esterni Malocu e Fiumara avanzati sulla linea dei centrocampisti e in avanti, con l'assenza di Palumbo per infortunio, spazio al tridente con Ganci, l'ex di giornata Cacciatore e Ciarcelluti. Clementi, che deve rinunciare all'under de cerchio squalificato, risponde con un 4-3-1-2 con Seitas che agisce dietro le punte Evacuo e Pera. Primo tempo equilibrato con i matelicesi che si portano pericolosamente in avanti nei primi minuti. Al sesto Evacuo prende la mira per poi ripetersi più pericolosamente all'ottavo, ma sulla sua strada trova un miracoloso Mazzocchetti che con un gran colpo di reni da applausi toglie letteralmente la palla dal 7. Grande parata del numero 1 pinetese che si guadagna la giornata. La risposta dei locali al 20esimo con un'azione personale di Esposito che fa tutto bene salvo poi concludere fuori bersaglio. Alla mezz'ora ancora Evacuo prova di testa ma trova Mazzocchetti pronto a bloccare. L'ultima occasione del primo tempo è per Cacciatore che si coordina bene ma la sua girata viene ribattuta dalla difesa per uno 0-0 parziale che ci può stare. Il Pineto rientra motivato in campo nella ripresa e in avvio prova prima con Pomante che spedisce fuori e poi con Cacciatore che prova a mettere in movimento Ganci anticipato da Ibodu. Ma al 14esimo, nell'unica sbavatura, il Pineto incassa la rete del vantaggio marchigiano con Perfetti che, lasciato libero di calciare dalla distanza, pesca il jolly di giornata con la sfera che carambola sul palo ed entra in rete. Il vantaggio matelicese però scuote il Pineto che vuole chiudere con un risultato positivo di fronte al proprio pubblico ed ha una grande reazione. Al 24esimo Malocu raccoglie un buon pallone ma viene murato da Mercantognini in uscita. Clamoroso al 26esimo quando Cacciatore serve Ciarcelluti che spreca incredibilmente calciando fuori. Ora però il Pineto ci crede e continua a macinare gioco. Al 28esimo bella azione corale, Cacciatore, Esposito, Logoluso con quest'ultimo che impegna Marcantognini che si fa trovare pronto anche sulla girata di Cacciatore. Il forcing pinetese meriterebbe il pareggio ma anche la conclusione di Proietti al 34esimo lambisce il palo e termina fuori. Nel finale anche Pomante va a dare una mano in avanti, segno del carattere di una squadra che nonostante la salvezza acquisita cerca di mettere in difficoltà il Matelica fino alla fine. Non basta ai biancazzurri una grande ripresa per pareggiare i conti con i marchigiani che conservano il secondo posto e affronteranno ai playoff l'Agnonese.
L'Avezzano ha chiuso la stagione con una sconfitta di misura per 1-0 sul campo della Torres. La compagine marsicana conclude così il campionato all'ottavo posto con 46 punti all'attivo. La partita di ieri, giocata al Vanni Sanna di Sassari, è stata risolta da un calcio di rigore nel secondo tempo. Vittoria inutile e amara tuttavia per i sardi, che retrocedono nel campionato regionale di eccellenza a causa del distacco di 10 punti in classifica, che non consente quindi la disputa del playout con i cugini del latte dolce. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro la buonanotte.